Totaro, si parte, anzi è già partita la campagna di screening per individuare le patologie dell'apparato visivo nei bambini. Per la prima volta sarà una macchina imponente per raggiungere quanta più popolazione infantile possibile. Come funziona? Sì, questo è uno screening della vista che facciamo noi, come Lions Club la facciamo da molti anni. In realtà è uno screening che si fa a livello internazionale da ormai 30 anni e quindi anche noi nei vari anni abbiamo cercato di fare questo. Quest'anno abbiamo un po' alzato l'asticella, nel senso che grazie alla collaborazione della ONLUS del professor Sabetti riusciamo a raggiungere un numero enorme di bambini, circa 1300 bambini delle scuole del comprensorio Aquilano. Quindi è un elemento importante. Che cosa si andrà a verificare? In cosa consistono queste visite di screening? Lo screening per la vista in questo senso va a vedere il cosiddetto occhio pigro, l'ambliopia. È una patologia, o meglio, è una variazione della normalità che può portare elementi patologici importanti se non vista in tempo e curata. Quindi l'età è quella dell'ultimo anno d'asilo, il primo anno delle scuole elementari, in cui si fa lo screening dei bambini per vedere appunto se ci sono patologie di questo tipo. Nel caso si possono correggere e avere quindi una vista normale. Che cosa vi aspettate? Avete già insomma un po' il polso della situazione, c'è una media magari anche rispetto agli altri anni? Sì, ci aspettiamo che circa un bambino su 10 soffre di questa patologia, quindi è importante riuscire a appunto a vederlo e a correggerlo in tempo. Un consiglio per i genitori? E di far sottoporre i bambini a questo screening, perché appunto è estremamente importante al fine di evitare proprio problemi nel futuro.